La domanda da me posta è la seguente: quali saranno le politiche culturali da avviare immediatamente? Risponde il candidato Marco Ottaviani, sostenuto da Polo 3.0 e Noi Centro. Sì, la mia prima considerazione è quella sul sindaco Sorcini, perché ho capito oggi, che, da quello che hanno detto, che non essendo esclusivo servizio della comunità non sei stato un buon sindaco, Roberto, per 10 anni. Almeno questo secondo qualcuno. In secondo luogo, ho sentito parlare di Pogliese ripetutamente. E Pogliese ne abbiamo parlato perché forse le istituzioni comunali nel tempo, anche in relazione alla scarsezza di risorse economiche, hanno fatto poco. E forse un privato è riuscito, grazie a disponibilità e risorse, a superare quello che è la possibilità del pubblico. Iuri Venturelli, rispedisco al mittente la tua considerazione. Non sei l'unico movimento in campo che non ha poteri forti dietro. Vorrei ricordarti che noi non rappresentiamo nessuno, né siamo stati, anche a mezzo stampa, uniti dal Signore. Mi è piaciuto, e lo ammetto pubblicamente, il concetto che ha presentato la cultura Emanuele Rossi, perché è similare completamente al nostro. Questo anche se su posizioni completamente diverse, magari ideologicamente, siamo giunti alla stessa sintesi. Fabriano, nonostante il lavoro fatto bene dall'assessore Ruggeri, paga un ritardo abissale in termini di politica culturale, non per colpa dei sindaci e delle amministrazioni, ma forse per colpa di una sensibilità generale che non c'è, parliamoci chiaro. È necessario ripianificare una nuova metodologia che apporti un valore aggiunto per lo sviluppo della città. Secondo, bisogna abbandonare il concetto, come diceva anche Emanuele, faccio pubblicità, di una cultura economicamente rilevante in termini di fruibilità turistica, ma bisogna ripensare alla base a una cultura nella sua accezione più ampia di produzione creativa, non monetizzando soprattutto, ma creando e investendo sulla cultura democratica che parta dal basso, in cui le associazioni, in cui Fabriano possa candidarsi come polo multifunzionale, come incubatore di esperienze, come supporto anche logistico nell'ambito di eventi molto più grandi e compartecipati. Grazie al candidato.